Senato, Camera, regionali, provinciali, europee, nazionali, quindi bisogna mettersi lì e decidere tutti insieme con un referendum. Poi noi lo facciamo, noi facciamo una proposta, sarà decisa dalla rete, quando l'avremo proporremo quella, ma non è, e sarà il massimo a cui ci possiamo avvicendare per una legge elettorale. Non c'è il migliore o il peggiore, c'è che bisogna mettere la legge di preferenza, e poi io non voglio più delegare la mia vita, quella dei miei figli, a questa gente. Allora i miei figli si prenderanno la responsabilità del paese ed entreranno a diventare lo Stato, i cittadini diventano Stato senza delegare più a nessuno. Metteremo i referendum propositivi nella Costituzione, i bilanci aperti dei comuni, quando c'è i bilanci partecipativi, allora la priorità della spesa la decidono i cittadini. Lei questo paese come lo vede? Se dovesse usare tre parole per definire l'Italia oggi? Questo paese se n'è andato sotto e se n'è andato con questi stregoni che vanno in televisione a creare una speranza che non c'è più. La gente deve mettersi in testa che questo paese non ha più speranze con questa gente. Sono la stessa gente che è lì da 20-30 anni a fare i parassiti e hanno disintegrato questo paese. L'hanno disintegrato questa gente che oggi vorrebbe metterci una pezza, non ci mettono più pezze. Senta, l'accusano, cioè dicono, l'ultimo è stato Renzi, e Grillo non ha fatto niente, il Movimento 5 Stelle sta sui tetti. Ma dai, abbiamo fatto più di 7.700 proposte, emendamenti, leggi. È chiaro, non abbiamo una presidenza di commissioni, facciamo, non so, una proposta di legge sulle rinnovabili, sulle case passive, come fare energia, invece di fare pozzi di petrolio qui in Basilicata, facciamo una casa che fa energia, arriviamo in commissione energia, c'è un petroliere che è presidente della commissione. Allora facciamo una. Ci bloccano nelle commissioni, ci hanno messo in un angolo prendendoci per il culo. Non ce la fanno a metterci ancora per il culo. C'è una stampa vergognosa che si perde in cose assurde su Berlusconi, la memoria. Siamo come quel libro di Oliver Sacks, di quello che parlava e poi si dimenticava, non aveva la memoria corta. Ripeteva sempre quello si dimenticava quello che diceva e riavvolgeva il naso. Riavvolgiamo sempre il naso su delle cose e poi ci dimentichiamo che Berlusconi non dovrebbe neanche metterci piede in un Parlamento. Però le posso dire una cosa, gli altri hanno sbagliato sicuramente, ma lei un errore, due errori, qualche errore il Movimento pensa che l'ha fatto? Assolutamente, quale? Ma assolutamente, abbiamo messo delle persone per bene in Parlamento, questo è il nostro errore, abbiamo inserito delle persone oneste che hanno devastato il clima. Tieni presente che noi siamo un movimento dentro una struttura fatta per i partiti, quindi li abbiamo spiazzati, siamo spiazzati anche noi nella comunicazione. È chiaro che abbiamo messo dei cittadini non abituati a essere intervistati ogni momento al bar o per la strada. Abbiamo fatto degli errori di comunicazione, sì, ma in modo onesto. E errori di sostanza? Errori di sostanza non ne abbiamo quasi fatti. Abbiamo fatto degli streaming che così ed è passato uno statista. Noi abbiamo fatto passare attraverso uno streaming degli statisti che sono dei mediocri politicanti come il nipote di suo zio. Il nipote di suo zio è uno che va lì, va in giro a cercare credibilità. Ma quale credibilità? Ma non pensa che il clima sia un po' troppo avvelenato? Ma l'hanno avvelenato loro, continuano a mentire. Tu avveleni il clima quando menti, non quando sei onesta. Non ce n'è uno che ha detto scusate, ho sbagliato. Non ce n'è uno che è andato in televisione a dire ho fatto il ministro delle attività produttive, ho fatto il ministro dell'industria, ho fatto il ministro della marina mercante, ho fatto il ministro per 20 anni, ho sbagliato, c'è qualcosa che non va perché ho sbagliato io. Non ce n'è uno, sono questi che avvelenano, anzi sono lì a dire che loro si autoassolvono e gli errori sono i miei o sono i nostri che siamo lì da 8 mesi, ma hai capito? Senta, ma secondo lei il primo provvedimento urgente di cui poi il paese ha bisogno, il primissimo? Guarda, noi dobbiamo salvare quelli che non ce la fanno, quindi reddito di cittadinanza e piccola e media impresa, immediatamente defiscalizzare il lavoro e la produzione, immediatamente. Allora, quelle cose lì, per il primo passo le porti, le tasse, le sposti, le tasse si vanno spostate, va ripristinato un rapporto col cittadino, un rapporto, perché sono le persone per bene che hanno paura del fisco, perché se io evadessi avrei 1000 commercialisti, avrei gli avvocati, avrei le mie vie legali per evadere, oggi si evade in modo legale. Allora invece il poveraccio che paga tutto e gli arriva 7 persone alla finanza una settimana dentro, è quello che ha paura, bisogna ripristinare un rapporto. E poi ripristinare il rapporto che abbiamo noi con l'Europa. Bisogna andare lì. Il nostro interlocutore non è la Germania, i nostri interlocutori sono la Spagna, sono la Grecia, sono l'Irlanda, sono il Portogallo, adesso la Francia.
dobbiamo fare un pacchetto di idee insieme. Io voglio parlare con questa gente. Cioè lei dice doppia moneta e ricontrattare il debito. Può darsi, anche, voglio delle proposte, voglio ricontrattare gli accordi che io non ho preso. Gli accordi, Maastricht 3%, la Spagna al 6, la Francia al 6, noi al 3. Voglio ricontrattare la Bolkestein, voglio ricontrattare perché io devo buttare via i miei prodotti locali e prendere quelli che arrivano dall'altra, che funzionava negli anni 70. Voglio capire perché i soldi, stampano soldi e le danno alle banche e i soldi non arrivano alla piccola e media impresa. Voglio ricondurre l'Italia al ruolo che gli compete. Noi siamo il terzo finanziatore dell'Europa, diamo 15 miliardi all'anno, ce ne ridanno 9, 6 dove vanno a finire? 6 vanno a finire, alcuni di questi, a finanziare 36.000 imprese, 36.000 imprese in Romania, e le 36.000 imprese italiane fanno il 3% di PIL in Romania. Io prendo quei soldi lì, me li tengo e finanzio la mia piccola impresa qua. Il 3% lo danno qua, non in Romania. Li faccio alle stesse condizioni. È un cambiamento epocale di testa. Questa gente non ce la fa. Ci hanno 70, 80, 90 anni. 90 anni. Per dire se una legge elettorale è costituzionale, ci hanno messo 6 anni. Se vai a vedere chi è la Corte Costituzionale, gente nata nel 1930, ma non è che ce l'ho con gli anziani, ma cioè io bisogna capire che non deve diventare una guerra di generazioni questa cosa, perché sta diventando così. Ma gente di 80 anni, di 90 anni che continua a autonominarsi e continua a vedere un futuro di chi? A proposito di legge elettorale, dicono che la colpa del blocco della legge elettorale sia vostra. L'ha detto Epifani. Voi che se gli fa piacere sia nostra. Se proprio vi fa piacere. Sì. Perché a me è rimasta un po' qui la storia. Guarda, la questione dell'immigrazione bisogna sedersi, non c'è nessun partito che si deve avvocare l'idea di cosa deve essere l'immigrazione. L'immigrazione è una cosa che bisogna stare attenti a non creare le tifoserie, né i buonisti né i fascisti, perché si tratta di questo. Come affronti questo argomento, ti inquadrano subito o razzista o non razzista. Bisogna cuore e cervello. Cuore e cervello, l'immigrazione si fa insieme all'Europa, si fa una roba così, perché quando tu vai a tutelare i diritti dei più deboli. Qui siamo in Basilica. Qui, se non ci sono, qui siamo in Basilica. Sono andato Scanzano. Scanzano. Bene, c'erano 500 persone, ci sono state 10 ragazzi, 10 giovani. Erano tutti anziani. Ho chiesto dove sono. Se ne vanno. Sì, ma questi ragazzi non torneranno a fare per la nostra terra. Però, no, non è quadri, ne troveremo. Sì, adesso. Sì, io però con l'occasione perché dici una cosa che no. No, ma dobbiamo farli tornare, dobbiamo dare uno shock emotivo a questo paese. Uno shock. Mandare via questa gente qua, tutta. Via tutta. Andiamo alle elezioni. Lei è favorevole al voto anticipato? Assolutamente, noi andiamo alle elezioni. Ma anche col porcellum? Anche col porcellum. Guarda, se modificano la legge elettorale, la modificano esclusivamente per non farci partecipare alle elezioni. Possibile che non l'avete capito. Le stanno tentando tutte. La sinistra ha portato in Parlamento una legge che prevede che noi ci dobbiamo trasformare in un partito, se no non possiamo partecipare alle elezioni. Un partito vuol dire avere sedi, vuol dire cambiare lo statuto, prendere i soldi, dividerseli. Noi non abbiamo preso soldi volontariamente. 42 milioni di euro, noi ci siamo diminuiti lo stipendio del 50%, abbiamo dimostrato quello che abbiamo detto, facciamo piccoli finanziamenti alle piccole imprese con i soldi degli stipendi dei parlamentari, io non prendo soldi, avessi voluto prendere dei soldi, facevo il tesoriere di 42 milioni di euro che mi aspettavano come movimento, se avessi una mira di fare mi sarei candidato a prendere qualche poltrona, io faccio il comico, ex. E sono, no, sono ex di tutto. Mi hanno detto solo l'antipolitica, il demagogo, adesso c'è questa nuova frase, il populista, i populismi, combattere i populismi. Sono fiero di essere un populista. Populista è una parola buona, detta in bocca da questa gente sembra una cattiveria, sembra un'offesa. Allora la buona, sono in mezzo alla gente, non ho scorta, giro. La gente mi dà pacche alle spalle, intanto mi manda anche a fanculo, me lo tengo. Però ci vado in mezzo alla gente. Invece quando entrano a Montecitorio non escono più. Allora, il discorso è che bisogna avere un pensiero, siamo costretti a pensare a questo paradigma del PIL, della crescita, del lavoro, dell'inflazione. Abbiamo la più bassa inflazione della storia. La più bassa inflazione della storia e abbiamo il più alto tasso di disoccupazione della storia.
non funziona più questa roba, lo spread, le banche. Bisogna avere il coraggio di un pensiero, ce l'avete il coraggio di un pensiero, di sedersi lì e non parlare più di quelle del nulla, state parlando del nulla sui giornali, in televisione, ce l'avete il coraggio di dire, di parlare di cose che interessano un po' alla gente, al futuro della gente, non c'è più tempo, non c'è più tempo, state molto attenti. Io giro, ci sono in mezzo, non c'è più tempo. Quando, non arriva, quando il presidente dell'INPS va in televisione a dire che in 3 anni fallisce l'INPS, quindi non daranno più le pensioni, vuol dire che è già fallita l'INPS. Cercate di capire i sottintesi di quello che dicono. No, se non ci sono più le pensioni, cosa faranno i 10 milioni che hanno votato Berlusconi perché gli mantenga le pensioni? Non ci sono più. E allora bisogna fare un avere del coraggio, dire mettere un minimo di pensione, un massimo, un tetto massimo da 5.000 lordi e portare a 1.000 quelle pensioni più basse. Bisogna avere questi coraggi. Non ce l'hanno questa gente qua, non ce l'hanno, che vanno in pensione con 2 o 3 pensioni, premi di indennità, e non si sono diminuiti niente, neanche il 10% della paga, niente, ma è possibile, niente, vanno in giro con 7-8.000 euro di stipendio, più le maggiorazioni, più le indennità, ma siete vergognosi, vergognosi, in questo momento la gente ha bisogno di sentirsi vicina a qualcuno, voi siete lontanissimi anni luce.